Gente, siamo a un nuovo video. Ci troviamo nella base della confraternita e dobbiamo parlare un po' con l'equipaggio prima della prossima devastante Tu saresti la missione. nuova recluta di Sei cui ho tu che hai sentito deciso di parlare? prendere a calci un Nihilgoth? Non sai come pensavo. Bene. Mi sembri delusa. Più che delusa, sorpresa. Non sai come gli abitanti della zona contaminata che raccattiamo di solito. Comunque, visto che sei qui per conoscermi, tanto vale procedere con le presentazioni. Io sono Ingram, e questo grazioso buco maleodorante è il posto dove puoi trovarmi più spesso. Se la tua armatura atomica è troppo stretta, il Pridwen si sta schiantando al suolo o un robot fa le bizze, passa pure a trovarmi. È qui che mi date un'armatura atomica. Ah, è sempre la prima cosa che chiedete voi reclute. Vediamo. Ho appena sistemato una T-60 abbastanza decente. L'attuatore della gamba sinistra non è il massimo, ma per ora andrà benone. Si trova nel compartimento 3. Non passa giorno senza che su questo trabiccolo si spacchino almeno 5 o 6 cose. È seduta su questo affare, non posso essere scattante come un tempo. Così il lavoro tende ad accumularsi. In realtà, mi sembra che te la cavi piuttosto bene. Suppongo sia meglio dell'alternativa. Comunque, se hai bisogno di sistemare la tua armatura atomica, puoi usare le postazioni che vedi qui intorno. Ora scusami, ma devo rimettermi subito al lavoro. Capitano? Ti stavo aspettando, soldato. Procediamo con il tuo esame medico? Che tipo di esame medico? Sto benissimo. Niente di allarmante. Ho solo qualche semplice domanda da farti sulla tua storia medica. Ho il dovere di accertarmi che la tua presenza non rappresenti un rischio sanitario per l'equipaggio. Ti farò una serie di domande di tipo medico, a cui ti prego di rispondere al meglio delle tue possibilità. Prima domanda. Durante l'infanzia, hai subito esposizioni alle radiazioni per lunghi periodi di tempo? Prima della guerra, screening Lo Walter. screening della Voltec non l'avrebbe già rilevato. Lo screening della Voltec. Fammi controllare gli appunti. Abitavi in un Volt? Forse sei più in salute di chiunque altro qui a bordo. Scusa, dovevo studiare meglio i tuoi dati. Sto solo facendo le domande di routine. Spero tu capisca. Ok, seconda domanda. Hai mai contratto una malattia infettiva o frequentato una persona riconosciuta come portatrice della medesima? Non ho mai avuto malattie serie. Bene, bene. Terza domanda. Rispondi sinceramente. Hai mai avuto relazioni sessuali con membri di specie considerate non umane? Succede spesso. Succede così spesso da inserire questa domanda nell'elenco. Non sai quanti abitanti della zona contaminata rispondono sì a questa domanda. Per fortuna la confraternita considera queste pratiche assolutamente deprecabili. Dato che non hai trascorso troppo tempo nella zona contaminata, presumo che la tua risposta sia no. Ultima domanda. Esiteresti al momento di premere il grilletto contro un nemico della confraternita, sia esso umano, non più umano o macchina? Ma che esame medico è? Domanda non medica. Solo per difendermi. Non è una domanda prettamente medica, eh? Oh, indubbiamente. Ritengo che lo stato mentale dell'equipaggio sia importante quanto quello fisico. Chiunque esiti a sparare in battaglia a causa di standard morali discutibili non è fatto per stare nella confraternita. Tu come rispondi? Ti faresti questo tipo di problemi? Non esiterei, Non credo. esiterei un solo istante. Eccellente. Sono sicuro che qui ti troverai bene. Eccellente. Credo di avere tutte le informazioni necessarie. Non ho alcun motivo per non farti entrare subito in servizio attivo. Se dovesse servirti assistenza medica, fammi un fischio. Ok. Andiamo dall'ultimo. Ah, bene, eccoti qui. Appoggia i libri dove preferisci. Me ne occuperò appena posso. Pulisciti gli occhiali. Ti stai confondendo. Pulisciti gli occhiali non sarebbe male. Pulisciti gli occhiali, vecchio. Vecchio? Che vuoi dire? Ah, ho capito. Ti riferisci alla mia età. Molto astuto. Ne prenderò nota.
dal momento che non sei la persona che aspettavo, puoi farmi la cortesia di dirmi che cosa ci fai qui? Mi chiedevo la stessa cosa, presentarmi all'equipaggio. Maxon mi ha detto di presentarmi all'equipaggio, eri il prossimo della lista. Ah, certo. Devi essere quella nuova recluta descritta nel rapporto del paladino Dance. E in circostanze normali ti spiegherei con calma ciò che facciamo in questo reparto. Tuttavia, sono in grave ritardo nell'organizzazione delle pattuglie di ricerca e mi tempestano con richieste di documentazione tecnica. Purtroppo, devo fare i conti con una grave carenza di personale. Documentazione tecnica. Di che tipo di documentazione tecnica stiamo parlando? La confraternita è interessata soprattutto alla raccolta di informazioni utili ai fini della nostra missione. Referti medici, registri scientifici, progetti di armamenti. Dobbiamo mettere le mani su qualsiasi documento che contenga dati rilevanti. Potrei darti una mano io. Sarebbe magnifico. Mentre perlustri il Commonwealth, cerca eventuali progetti, annotazioni, manuali, libri, grafici. Tutto ciò che contenga dati tecnici potenzialmente utili. Sono autorizzato a ricompensarti per ogni partita di documenti che riesci a portarmi. E se desideri far parte di una pattuglia di ricerca, ne ho moltissime in attesa di volontari. In ogni caso, cavaliere, è stato un piacere conoscerti. Ok. C'è un gatto? Sì, c'è un gatto. Incontra l'anziano Maxon. Allora, poi qua. Ah, eccolo qua. Ora che hai fatto conoscenza con l'equipaggio del primo, possiamo procedere con il tuo prossimo incarico. Sì, anzi. Bene, procediamo dunque. D'accordo? Guarda laggiù. Quello è Fordstrom. È infestato dai supermutanti. Mi viene il volto a stomaco solo al pensiero che si trovano così vicini. Come se non bastasse, si trovano sopra un'enorme scorta di munizioni per il Fatman che potrebbero tornarci utili per la nostra missione. Voglio che tu vada lì. Uccida tutto ciò che si muove e metta al sicuro quella scorta. È tutto chiaro? Consideralo già fatto. Ascolta, mi rendo conto che non vedi l'ora di combattere contro l'istituto. Ma dovrai aspettare. La confraternita non può permettere che quegli abomini dispongano di un arsenale nucleare. Super mutanti con armi nucleari. Ora che lo so, non riuscirò più a chiudere occhio la notte. Abbiamo un Vertibird armato fino ai denti pronto a partire. Usalo per consegnare il nostro messaggio a Fort Strong e spazzare quei luridi mutanti dalla faccia della terra. Puoi andare? Ok. Allora, forse è il caso questa missione di farla col paladino Dance. Pronti a continuare la missione, soldato? Pronti. Ricevuto. Dance. Valentine. Ah, ok. Dove mandare Nick Valentine? Io vorrei mandarlo a Diamond City. Servizio Red Rocket, aeroporto di Boston. Mandiamolo a Sanctuary Hills, così non facciamo confusione. E almeno lui va là e siamo tranquilli. Oh, è stato un piacere, Nick. Un piacere incredibile, davvero. Appena faccio questa missione voglio continuare l'avventura con te. E niente, perché poi stavo entrando anche nella stazione di comando che c'è giù nell'aeroporto per fare questa missione. E niente, Nick mi fa: ma è una buona idea entrare con un sintetico qua dentro, perché effettivamente, ragazzi, questi qua, cioè, sono proprio l'anti Nick Valentine. Quindi e niente, adesso abbiamo appunto questa missione qua di sti tizi qua che hanno sta bomba atomica, questi super mutanti, quindi bisogna andare a spaccare qualche testa. Dalla spalla di lancio.
Oh, magari devo andare là, eh? Magari devo semplicemente uscire. Ah, ok, devo andare qui. Vabbè, ma non è che era così chiaro, eh? Warbeard, ok. Vediamo di decollare. Benvenuto a bordo, cavaliere. Gli strumenti sono a posto. Siamo pronti a partire. Agganciato. Provo a tenerlo sotto tiro. Oh, quello è grosso, eh. Dai che va giù. L'elicottero in panne. Bersaglio principale abbattuto. Guarda come sanguina. Cercherò un posto per atterrare e poi tornerò velocemente sul Tribuet per le riparazioni. Io scenderei anche, e che magari da qua riesco a farne fuori qualcuno senza dover sprecare munizioni. Niente, siamo esplosi come delle merde. Dai Dance, questo qua è tosto. Ok. Stare così allo scoperto, tatticamente irresponsabile. È meglio muoversi perché non vorrei consumare tutta l'energia dell'armatura atomica, perché vedete dove c'è core? Dove c'è core praticamente? Cioè, l'armatura atomica è alimentata dai nuclei di fusione, che sono piuttosto rari da trovare e costano anche parecchio, e quindi insomma io andrei anche dritto al punto, perché raccogliere una carota per poi dovermi comprare un nucleo di fusione in più è molto sconveniente. Allora andiamo subito a Fort Knox. Anzi, teniamoci subito la pistola, che c'è il laser e ho quasi esaurito le munizioni. Almeno evito di farmi sbattimenti mentre sono in fight e dover cambiare l'arma, che è fastidiosa come cosa. Ok, e io equipaggerei a sto punto anche, togliere il fucile da cecchino e metterei il fucile da combattimento. Qualcuno lì?
Ok. Dai. Sto qua a mandarlo giù un casino. Io c'avevo la questa qua è granata impulsi, mina tappi. La mina tappi fa un danno esagerato. Magari. Ok. Chiave di Fort Strong. Ascensore. Se sale si scende. Molto da identificare qui. Acqua purificata nel cesso, fantastico. Fai attenzione. Water purificato. Abbandonato, ma non significa che dobbiamo abbassare la guardia. Acqua sporca. Cosa? Chi era? Qualcuno lì? Chi amo, piccolo umano? Credo ci stiano seguendo. Sento rumore. Beh, guarda questo posto. Devi odiare i mutanti almeno qua. Paladino. Guarda questo posto. Devi odiare i mutanti almeno quanto me. Perché odi così tanto i supermutanti? Odio è una parola troppo gentile. Questi mostri dimostrano ancora una volta quanto siano stati ciechi gli umani. Ho combattuto per anni nel tentativo di porre fine a questa follia. Quando sembrava che ce l'avessimo fatta, sono arrivati i sintetici. Ho visto cosa fanno questi supermutanti alla gente. Ti immagini cosa succederebbe se vincessero loro? Scatenerebbero una nuova apocalisse e perderemmo tutto ciò che c'è più caro. Non ho intenzione di annoiarti con la mia retorica. Voglio solo che tu comprenda l'importanza di queste missioni. Come farebbero i sintetici a distruggerci? Se un giorno i sintetici dovessero essere più degli umani, quanto tempo pensi ci impiegherebbero per decidere che non serviamo più? Essi sono in grado di sfruttare al meglio la loro specie, dunque noi diventeremmo presto sacrificabili. E con la tecnologia dell'istituto dalla loro parte, niente riuscirebbe a fermarli. Nemmeno la confraternita. Mi vengono i brividi solo al pensiero. Beh, basta pensarci. L'importante è che tu abbia portato a termine la tua missione e abbia recuperato le armi. Dovresti tornare sul Praedwen e parlare con Maxon. Ok. Sicuro che non vede l'ora di interrogarti sulla missione. Puoi andare. Ok, allora adesso vai, mi faccio un giro. Io recupero un po' di munizioni qua. Carne di bramino, recupero un po' tutto.
Wow, dei mini nuke, figo. Queste sono munizioni go go, però aspetto a scendere. Raccogliamo tutto. Oh, un po' di scorta finalmente. Ok. Il problema è che qua c'è l'aereo distrutto. Come cavolo ci torno là indietro? Ok, c'è da andare a parlare con lui. Per prima cosa vado a posizionare la mia armatura atomica. E in questo caso ho utilizzato il viaggio rapido per venire qua. Anche se a me non piace farlo, però non volevo utilizzare il nucleo a fusione, volevo portare l'armatura atomica alla sua postazione prima che si esaurisse il nucleo. Ok, qua posso sistemare un po' tutto. Feste calde e fanfaroni finiscono sempre. Posso anche riparare. Lo dico per esperienza. Posso anche riparare i vari componenti dell'armatura atomica. Comunque niente, usciamo dalla postazione. Non credo me la ricarichi, eh. Hai fatto un ottimo lavoro a Fort Strong, soldato. Peccato non fosse l'istituto. Non temere, cavaliere. Avrai modo di occupartene prima di quanto tu pensi. Dobbiamo usare ogni arma a nostra disposizione se vogliamo mettere in ginocchio l'istituto. Io cerco di dare il meglio ai miei soldati. Tieni, prendi queste. Le granate segnaletiche ti permettono di chiamare un Vertibird presso la tua posizione quando hai bisogno di un trasporto aereo. Lanciane una a terra e il Vertibird rileverà il segnale elettromagnetico emesso. Una volta a bordo, usa la mappa sul tuo Pip-Boy per interfacciarti con il sistema di navigazione del pilota in modo che possa condurti dove vuoi. Figo. Dove posso prendere altre granate segnaletiche? Ti consiglio di usare quelle che ti ho dato con parsimonia. Sono dispositivi molto più complessi di una bomba fumogena standard. Se dovessero servirtene altre, rivolgiti al censore Tigan. Ok. Il Vertibird combatterà al mio fianco. Mi dispiace, ma non posso rischiare un elicottero armato di tutto punto per questa missione. Un mezzo di trasporto standard sarà più che sufficiente. Ovviamente, niente ti impedisce di utilizzare la mitragliatrice di bordo durante il volo. Ok. Grazie, anziano. Ne farò buon uso. Ne sono certo. Come saprai sicuramente, Fort Strong era soltanto il primo passo verso la liberazione del Commonwealth. Ti attende a militari con ancora più coraggio. Ormai avrai sicuramente capito che il nostro arrivo nel Commonwealth non è stato casuale. Siamo qui perché la squadra di ricognizione del Paladino Dance ha rilevato una strana traccia energetica. Secondo i nostri scribi, indicherebbe un livello di tecnologia raggiungibile soltanto dall'istituto. Non appena ottenuta questa informazione, la nostra missione è divenuta chiara. L'istituto e chiunque sia responsabile della creazione dei sintetici deve essere eliminato a ogni costo. Per riuscire in questo obiettivo dobbiamo localizzare il quartier generale dell'istituto. Ho inviato i nostri scribi a setacciare meticolosamente il Commonwealth, ma non hanno trovato niente. Ok, tutto quello che vuoi, scrivi incompetenti sottosuolo. E dove comincio? Oppure posso proporre sottosuolo? Mi infiltri passando dalle fogne. Potrebbero essere le fogne, le gallerie o magari un vecchio vault. Non abbiamo ancora abbastanza informazioni. Voglio che tu vada là fuori e che diventi i nostri occhi e le nostre orecchie a terra. Sembra che ti interessasse particolarmente trovare l'istituto prima del nostro incontro. Dunque confido che tu sappia cosa fare. Se scopri una via d'accesso, devi farmi subito rapporto. Ci sono domande, cavaliere? Suggerimenti? Qualche suggerimento su cosa cercare? L'unico consiglio che posso darti è di tenere gli occhi e le orecchie aperti, cavaliere. Tutti i nostri scribi stanno studiando un modo per penetrare all'interno dell'istituto. È solo questione di tempo. Parlami di quel lavoretto a cui accennavi prima. Qualche tappo in più fa sempre comodo. Le dispense non si riempiranno da sole. Mi serve qualcuno che vada a bussare alla porta delle fattorie locali. Requisiremo parte dei loro raccolti e li metteremo all'interno di casse che una squadra andrà poi a prelevare.
La tua missione consiste nell'assicurare la piena collaborazione dei contadini civili, con qualsiasi mezzo. Con qualsiasi mezzo? Mi stai dando carta bianca? Precisamente. Sai come si dice? O con noi o contro di noi. Credi di poterlo fare? Cioè, bisogna li sequestriamo il cibo ai civili, poveretti. Vabbè, facciamo che ci sto per il momento. La fattoria è segnata sulla tua mappa. Mostra a quei civili il potere della persuasione. Non mi piace questa cosa. Bene, gente, il video termina qua. Io, come potete vedere, ho equipaggiato la maschera antigas col completo di Keldog, e che ho visto che mi dà un po' più di protezione dalle radiazioni. E quindi niente, nel prossimo video c'è da fare un po' di roba. Allora, a parte nutrire le truppe, però più che altro ci sarà di andare a Diamond City per parlare delle mie scoperte a Piper, che è la giornalista, e secondo me può darmi qualche interessante indicazione su dove andare poi per fare la prossima missione. E ci vediamo al prossimo video, quindi spero che il video vi sia piaciuto, un bel mi piace, un'iscrizione al canale e ciao a tutti.